Buonasera da Reggio Emilia, la Enna Operaia, siamo davanti alla prefettura, c'è una specie di manifestazione praticamente contro gli effetti della legge Fornero, praticamente stiamo parlando degli esodati, abbiamo un nutrito gruppo di esodati, stiamo parlando con il rappresentante insomma, di questa sfortunata categoria. Dunque, perché siete venuti in piazza oggi? Allora, noi aderiamo a qualunque tipo di manifestazione venga organizzata a favore della nostra dramma, perché sono 2 anni e mezzo che stiamo combattendo su tutto il territorio nazionale contro le istituzioni, contro i politici che hanno fatto passare questa riforma infame che ha causato una falcidia attraverso dei lavoratori che hanno raggiunto 38, 39, 40 anni di anzianità sui posti di lavoro, si sono sentiti estromettere dal posto di lavoro in cambio di una piccola buonuscita e di una promessa che a breve sarebbero andati in pensione, quindi siamo usciti dal 2008, 2009, 2010 e 2011 consapevoli di avere qualche mese di sacrificio da affrontare. Sicuri? Sicuri, perché la firma è stata fatta dalle 3 sigle sindacali principali, dalle associazioni industriali di appartenenza. Noi delle Reggiane in modo particolare siamo stati anche al Ministero a Roma, dove poi ci hanno rinviato in Regione, perché eravamo meno di 250 dipendenti interessati come prevede la legge. Abbiamo sottoscritto il nostro accordo anche in Regione, questo succedeva a maggio 2010. Abbiamo scoperto 1 anno e mezzo dopo che questa infame riforma delle pensioni fatta dalla professoressa Fornero ha inficiato i nostri accordi. La professoressa Fornero ha detto che i 40 anni di anzianità che noi stavamo raggiungendo non bastavano più a ottenere la nostra pensione, ma noi eravamo già fuori dal posto di lavoro, per cui siamo rimasti senza reddito, senza sostegno, senza ammortizzatori sociali e senza una pensione che prenderemo tra 2, 3, 4, 5 anni. Nel frattempo cosa fate? Nel frattempo abbiamo l'unica possibilità di protestare democraticamente dove ce lo concedono e parlare con tutte le istituzioni e i politici di questa cosa infame che è successa solo in Italia. A livello territoriale che risposta avete avuto? A livello territoriale abbiamo incontrato 4-5 volte la provincia, tutti i nostri assessori comunali, siamo stati dal vice sindaco, siamo stati in regione, abbiamo battuto tutte le chiese che dovevamo battere da un punto di vista istituzionale. Da tutti abbiamo avuto la massima comprensione, una pacca sulla spalla, in concreto nulla di fatto in 2 anni e mezzo. Quindi la vostra posizione non è cambiata di una virgola praticamente? Su circa 393.000 mal contati esodati che ci sono in Italia dopo la legge Fornero, circa 160.000 hanno ottenuto delle salvaguardie grazie a queste lotte di volontari, di persone come noi che si sono messe in una rete di comitati nazionali, si sono aggregati in gruppi, hanno alzato la voce in gruppi. Qualche salvaguardia è stata ottenuta, ma queste salvaguardie sono delle pezze che tappano dei buchi e non risolvono il problema principale, che è quello di riconoscere il diritto che noi abbiamo nei nostri accordi. E chi ha gli accordi sono i più fortunati, perché noi siamo privilegiati, perché tutte le aziende con meno di 15 dipendenti che hanno esuberato delle persone ultra cinquantenni come noi e hanno avuto una stretta di mano, non hanno avuto gli ammortizzatori sociali di 3, 4, 5, 6 anni come noi delle grosse aziende e questa gente da 2 anni, 3 anni è senza reddito in attesa che qualcuno capisca il dramma sociale che stanno vivendo. Non vi hanno nemmeno dato la possibilità di ricollocarvi in qualche modo da qualche parte, non hanno cercato questa via qua? Hanno fatto delle proposte di provare tramite i centri per impiego di presentarsi e di ricollocarsi sul mercato. Beh, i centri per impiego lo sappiamo come funzionano. Perfetto. Noi abbiamo delle persone all'interno del nostro comitato che sono arrivati a 386 curriculum vitae inviati, 62-68 mi sembra uno che ne ha avuti di più, colloqui in 24 mesi, faremo sapere, siamo troppo vecchi come dicono in tanti, troppo vecchi per lavorare, e troppo giovani per una pensione, che è diventato un po' un mantra di questi gruppi autogestiti. Presumo che tra di voi magari qualcuno è anche fortunato, non so, possa vivere di suo, però ci sarà anche qualcuno che ha veramente difficoltà a vivere. Ci sono alcuni di noi che sono aiutati dagli altri più fortunati, perché chi ha avuto 4-5 anni di ammortizzatore sociale rispetto agli altri
e viene considerato un privilegiato che sta aiutando gli altri per quello che si può, anche solo per andare a Roma il treno costa 100 euro, abbiamo dei pullman che costano 1800 euro 50 posti, che vuol dire che sono 40 euro a testa per farla breve da tirar fuori, noi paghiamo i pullman a queste persone che meno fortunate di noi non hanno neanche il sostegno di un ammortizzatore sociale. Ascolti, domani pomeriggio in città ci sarà il Presidente del Consiglio, Renzi. Cosa si sentirebbe di dire a Renzi o anche al Ministro del Lavoro, al nuovo Ministro del Lavoro? Tre di noi hanno ottenuto il pass per parlare con Renzi, stiamo parlando di parlare 5 minuti perché Renzi in qualità di Presidente del Consiglio non ci dà più di 3-5 minuti, andiamo in tre a parlare con lui. L'organizzazione che accompagna il Presidente del Consiglio ci ha concesso questo privilegio, primo comitato che riesce a parlare con il Presidente Renzi da quando è Presidente del Consiglio, e gli diremo di darsi una svegliata su questi temi perché sta parlando di tante belle cose e su temi esodati noi lo stiamo aspettando al varco perché non abbiamo ancora capito cosa pensa di fare e cosa pensa lui esattamente di questo problema sociale. Perché secondo lei non ha ancora messo mano a questo problema qua? Sebbene Renzi vada per uno che è veloce, che fa le cose, insomma, pratico. E noi abbiamo incontrato, sempre noi reggiani, Renzi a vigilia delle primarie, quando non era ancora Presidente del Consiglio, e ci ha detto in tutta franchezza che non conosce il tema, sa che la legge Fornero era una cosa dovuta, era necessario farlo perché altrimenti succedeva qualcosa di brutto in Italia, il baratro e tutte queste menate. Insomma, sì. Che sì, ma abbiamo capito strada facendo tutti, no, queste favole che sono servite a giustificare una mancanza di democrazia e un'imposizione al popolo di certi personaggi. Comunque in quel momento, che era ancora vergine, non con incarico ufficiale, ci ha detto che non conosce l'argomento, la legge Fornero era necessaria, veramente c'è i problemi esodati da risolvere e lui se ne occuperà quando avrà il titolo e il carico istituzionale per poterlo fare. Domani quindi gli ricorderete che è già un bel po' di tempo che ha l'incarico istituzionale per poterlo fare. Esattamente, domani gli ricordiamo, proprio perché uno di noi della delegazione dei tre domani, che sono io, ero tra quelli che è riuscito a parlargli alla vigilia delle primarie, gli ripeterò quello che gli ho detto mesi fa, siamo sempre in attesa di come pensa di risolvere questo problema. Bene, noi abbiamo sentito il parere, insomma il vostro parere, abbiamo sentito come faticate ad andare avanti, speriamo che comunque qualcuno ci metta davvero mano a questo problema che comunque è un dramma per tanta gente. È un augurio che facciamo noi, anche perché i lavoratori ancora attivi stanno cominciando a capire che la legge Fornero, al di là del disastro degli esodati, ha cambiato il futuro a tutti i lavoratori attualmente in carico nelle aziende. Purtroppo ne siamo coscienti tutti. E questo secondo me è un altro dramma, perché io mi ricordo che era stato detto da un personaggio importante di cui non si può fare il nome, dell'INPS, che se gli attuali dipendenti sapessero... Ma Strapasco, lo faccio io il nome, tanto non è mica un... Cioè, e ha detto è meglio che non raccontiamo ai giovani che stanno lavorando quale sarà il loro futuro pensionistico, perché verrebbe la rivoluzione sociale in Italia. Questo la dice lunga, no, su quello che questi signori sanno e non vogliono far capire esattamente. Ascolti, io le faccio una domanda un po', se vogliamo, anche provocatori. In tutto questo problema qui, non solo degli esodati, ma comunque anche della riforma che ha cambiato giustamente il senso logico della vita delle persone, i sindacati, le parti sociali, come si sono comportate? Avrebbero potuto far di più? Hanno fatto troppo, troppo poco? Ci vorrebbe una svolta veramente? Come la vedete voi? Beh, noi sono 2 anni e mezzo che accusiamo i sindacati, tutti, di non essere scesi in campo a difendere questa legge, cioè a combattere questa legge Fornero, che è drammatica. La cosa che non hanno capito i sindacati in Italia è come mai solo in Italia esiste una roba di questo tipo, nessuna nazione europea ha fatto una roba di questo tipo. Noi abbiamo un diritto alla pensione che non è fissato nel tempo, ma rincorre una prospettiva di vita, un'aspettativa di vita, ed è unico punto al mondo su un tema come quello sociale della pensione. Non esiste nessuna cosa del genere in nessuna parte del mondo. Solo in Italia i nostri politici, con l'avallo, non voglio dire consenso perché so che non è stato un consenso, forse una sottovalutazione, e che dopo 2 anni e mezzo, se fosse stata una sottovalutazione, un sindacato serio si sarebbe posto il problema, ma oggi cosa facciamo? Per me oggi doveva essere 2 anni fa, esattamente massimo 6 mesi dopo l'applicazione della riforma. Invece siamo ancora qui
noi andiamo da tutti, parliamo con tutti i partiti, parliamo con tutte le sigle sindacali, cercando, abbiamo bisogno di loro, solo loro possono portare centinaia di migliaia di lavoratori in piazza Roma, senza di loro le nostre manifestazioni, quando sono numerose, arrivano a 300-400 persone, è chiaro che anche come immagine non riusciamo a avere la forza di una struttura sindacale. Stiamo continuando a non attaccarli ma a dialogare con loro nella speranza prima o poi che si ravvedano e che si rendano disponibili a scendere in piazza con noi. Bene, è stato un piacere, un dispiacere per quello che state passando, però un piacere parlare con voi, insomma cercheremo di dar voce come facciamo con tutti. Io ringrazio di questa opportunità, se volete vi faccio parlare anche con un'altra realtà, oltre agli esodati con accordi ci sono anche altre realtà non meno drammatiche della nostra.